Benvenuti amici di Fotoema in questa mini review. Oggi andiamo a scoprire insieme il nuovo Shooting Grip Bluetooth di Sony, un vero e proprio gioiellino per i nostri vlogger che finalmente saranno liberi dai fili grazie alla tecnologia Bluetooth di questo dispositivo. Molto veloce la connessione, molto semplice, ovviamente supporta quasi tutti i modelli della gamma Alpha. In particolare adesso sto utilizzando la 6400, che grazie al suo display con un tilt di 180 gradi ci permette di vloggare alla grande. Il grip, grazie a questo semplice pulsante, ha la possibilità di ruotare a 360 gradi senza svitare o avvitare la macchina dal supporto. Ecco i pulsanti sulla parte anteriore. Il tasto C1 è programmabile, il tasto foto serve per lo scatto, il tasto movie per la registrazione dei filmati. Infine il tasto lock ci permetterà di bloccare tutto il pannellino. Con quest'altro pulsante possiamo gestire lo zoom del nostro obiettivo in caso di ottiche power zoom o lo zoom digitale nel caso volessimo sfruttare quest'altra tecnologia Sony. Resistente a polvere e schizzi d'acqua, è l'alleato perfetto per chiunque voglia vloggare e fare riprese fai da te in grande stile e grande qualità. Buonasera a tutti amici di Fotoema. Grazie. Eccoci qui finalmente, scusateci questo pelo di ritardo, siete già abituati ai nostri ritardi sicuramente. Continua la nostra iniziativa di organizzare, inizialmente lo avevamo definito un salotto, ma visto che comunque vedo che la parola salotto piace in giro, allora a questo punto parliamo di talk show, una chiacchierata tra amici, no? Sì. Un salotto di casa, resta a casa. Di casa, visto che siamo tutti in casa e godiamoci questa quarantena scambiandoci delle informazioni. Voglio fare una premessa questa sera, quello che andremo a vedere insieme saranno dei concetti molto basilari trattati in maniera anche molto semplice e veloce. Come abbiamo fatto ieri con Gennaro, il concetto è quello di intrattenerci, scambiare delle opinioni, delle chiacchiere riguardo e rendere la serata meno noiosa prima di andare a dormire e poi aspettarci la giornata di domani. Aspettiamo ovviamente le vostre domande. Aspettiamo le vostre domande e ovviamente questo non vuole essere, questa serata non ha nessuna pretesa di insegnarvi per forza qualcosa, quindi se già sapete, lasciate spazio a qualcuno che magari ha qualche domanda. Quindi chiunque poi voglia fare degli interventi può aprire Skype, Alessio vi manda in diretta e potrete spiegarci a go-go tutta la vostra scienza. Non ci perdiamo in chiacchiere, siamo qui stasera con Giuseppe. Ciao ragazzi, da casa. Prima di tutto un nostro amico, infatti è stato veramente uno dei primi clienti di Fotoema e ce lo riporteremo dall'inizio di questo corso fino alla fine, dove gradualmente affronteremo argomenti via via un po' più, tra virgolette, difficili e interessanti. E quindi direi di partire, Alessio. Se Alessio ci dà le slide, partiamo. Nel frattempo Marco Bozzato, buonasera da Roma. Ciao. Grazie, Marco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ah, ok, leggo anche i commenti, avevo il telefono. Sì, sì, vai tranquillo. Luca, ho letto, vado a... C'era. Allora, eccoci qua. Allora, partiamo sicuramente dal fatto che con la 5D Mark II di Canon è iniziato il mondo del video con le reflex. A tal punto mi volevo collegare proprio a Peppe che, come sta scrivendo appunto Sergio, che ha comprato la sua prima 6D a 18 anni da Fotoema. Io sono partito nel cuore, La mia prima reflex mi ha dato tante soddisfazioni, tantissime soddisfazioni quella camera. Io ho iniziato con la Nikon D7000, ricordo ancora, è una macchina che
non faceva nemmeno il full HD a 25 e infatti giravo a 24, una cosa pazzesca. E dopo ci spiegherai. Che e dopo ci spiegherò perché, infatti è stata proprio la 5D Mark II ad essere la prima reflex nel 2008, un attimo gli occhiali, nel 2008 a riuscire a riprendere in full HD a 25 fotogrammi al secondo. La prima era stata appunto la D90 di Nikon, ma si fermava a 720p, quindi risoluzione HD ready. Ovviamente Canon durante l'arco del tempo ha implementato i suoi prodotti fino ad arrivare alla 1DC, C sta per cinema, la serie cinema di Canon. All'epoca era il sogno di tutti, sta prodotto pazzesco, costo inarrivabile. Io conosco un pazzo che è Nello che ce l'aveva. Durante una delle mie prime esperienze ho conosciuto questa persona. No, io la 1DC, sì, non la conosco. Andai a leggere, effettivamente era da conoscere che un macchinone bestiale ancora oggi. È il sogno veramente di tutti, cioè all'epoca veramente era il sogno di tutti l'1DC. E quindi partendo dal mondo delle reflex, del quale tra poco andiamo a vedere poi le differenze, si passò pian piano alla serie Canon Cinema, che diciamo portò il cinema un po' più alla portata di tutti, anche in termini economici, perché sappiamo bene una cinepresa ha dei costi sbalorditi per la gestione e per tutto. Una cinepresa come la C100 Mark II, che negli ultimi anni ha fatto veramente la storia. Il nostro progresso del mondo del video, fino a che poi siamo arrivati alle mirrorless. Intanto qui vi faccio vedere qualche diagramma delle reflex, dove vediamo il classico specchio, qui sulla sinistra lo potete ammirare molto meglio. Guarda, parlando di C100, avevo la C100 Mark 1, ma quando fecero il passo alla Mark 2 fu abissale. Sì, c'erano veramente tante migliorie. Madonna. È un discorso molto basilare, proprio per chi non l'ha mai approfondito, tra la reflex e la mirrorless, è appunto l'assenza di specchio e pentaprisma che ne fanno ridurre il volume e rendono la vita, soprattutto parliamo del videomaker, quindi lato video, molto facilitata, poiché il mirino non viene chiuso dallo specchio e quindi con la mirrorless possiamo utilizzare anche il mirino in caso di riprese in esterni, cosa che con la reflex c'era sempre il viewfinder sullo schermo, c'erano mille accrocchi da portare. Ci ha risolto un mondo anche in termini di praticità, è veramente assurdo. Ed eccola qua, per esempio questa è la EOS R, tanto che pure la Lumix S1 ne ho preso un paio così al volo per non far prendere collera a nessuno. Come possiamo vedere, qui c'è assenza di specchio, quindi la luce colpisce direttamente il nostro sensore, tramite il mirino elettronico riusciamo ad esporre e a gestire le nostre immagini. Partiamo però ovviamente da basi molto veloci. Un video alla fine cos'è? Un insieme di fotogrammi, o se vogliamo chiamiamole fotografie per secondo, detti quindi FPS. Scoprire che esiste fotogramma vicino al mio paese è stato per me la più grande scoperta, grazie veramente. Grazie a te Jonathan, ci fai emozionare. Quindi questi FPS, ovviamente partiamo dai cartoni animati che sono a circa 12 FPS fino al famoso cavallo di Maybridge, che ci dimostra che da 16 FPS abbiamo una percezione di un momento fluido, e faccio partire la GIF, come potete vedere sono 16 fotogrammi. Maybridge fece un esperimento, posizionò 24 fotocamere azionate dallo zoccolo del cavallo, che quando passava vicino a una sorta di lenza faceva scattare le macchine, e quindi abbiamo ottenuto questo effetto. Ovviamente capite bene che dal 1800 e passa, dove è stato fatto questo esperimento, ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti, ragazzi cari. Adesso vedo che ognuno è sempre quasi insoddisfatto, vogliamo il massimo, ma guardiamo un po' da dove siamo partiti. Partiamo quindi dagli standard. 24 fps è lo standard cinematografico, ovviamente un valore a causa della velocità del proiettore, comunque di riproduzione della pellicola, mentre 25 e 30 sono gli standard italiano e americano. Vediamo se tutti sanno perché 25 e 30, e il motivo è l'energia elettrica che viene distribuita nelle parti mondiali. Abbiamo questa distribuzione dell'energia elettrica, e quindi in America abbiamo 100-127 volts con 60 Hz,
mentre in Europa e nella restante parte del mondo abbiamo la 220-240 volts a 50 Hz. Ovviamente in termini di frequenza, lo standard video, essendo 50 Hz e l'americano 60 Hz, abbiamo che quindi praticamente ci ritroveremo con l'otturatore a 25 fotogrammi per lo standard europeo e 30 per il formato americano. Questo per ovvi motivi, che poi vediamo come in passato l'interlacciamento, quindi praticamente avevamo un formato di un frame interlacciato, un frame progressivo. Si escogitò questo, diciamo, frame interlacciato proprio perché la banda di trasmissione delle TV non era molto ampia come oggi, e quindi questo escamotage permetteva di, come è anche scritto qui, di suddividere il frame in linee pari e dispari, e questa tecnica permetteva all'occhio umano di percepire una qualità di visualizzazione migliore senza avere una larghezza di banda molto alta. Quindi in effetti per alleggerire il filmato. Sì. Poi oggi, vabbè, giriamo sempre tutti in progressivo. E infatti, all'epoca, mi ricordo, fino a 5-6 anni fa, parecchi giravano in interlacciato. Certo, anche perché le macchine non erano capaci di gestire tutti questi flussi in progressivo. 101 aveva il 50 interlacciato, non lo aveva progressivo. Il discorso era perché per la questione DVD. Perché comunque andando su un formato che poi andava proiettato in TV, la TV a tubo catodico e comunque la Rai fino a qualche annetto fa streamavano, come se fosse, alla fine uno streaming, non diciamo streamavano quindi in interlacciato, e quindi streamavano in interlacciato, di conseguenza le TV avevano ancora quel formato, quindi sul DVD ci andavamo comunque interlacciati, quindi forse questi erano i motivi. Però che mi ricordi, ho sempre girato già in progressivo. Anche io, però le camere prima il 50 lo facevano interlacciato, e mi ricordo parecchie. Sì, ma quello lo fanno ancora, ma pure se prendi le Sony, se giri in VCHD comunque girano in interlacciato. Sì. Quindi, forse ce ne rendiamo, non ci facciamo neanche più caso, perché l'interlacciato non lo guardiamo nemmeno. Però mi ricordo che prima parecchie persone giravano interlacciato. Sì, assolutamente. Tornando diciamo a noi, come stavo dicendo, poi ovviamente lavoriamo sempre con dei multipli dello standard di riferimento. Infatti i 25 fps dello standard europeo arrivano a 50, 100, 150, 200, mentre l'americano 30, 60, 120, 180, 240. Come potete notare, ovviamente all'aumentare degli fps, questi 5 fps che si portano in più diciamo gli americani, a lungo andare, ecco, su 200 fps sono 40 frame. Sono 40. E diventa abbastanza importante il divario. Sì. È un discorso un po' da approfondire. Mi ricordo una conversazione all'epoca con Paolo Baccolo, che diceva: muore un bambino in Africa quando girati in NTSC, perché molte persone girano in NTSC proprio perché nella loro conoscenza pensano che, ad esempio a 120, avere quei 20 frame in più riescono a rallentare in più, e non so fino a che punto poi debbano sfruttare fino all'ultimo frame. Quindi il discorso purtroppo è anche legato a un problema che ormai è il nemico comune di tutti i videomaker, che è il flickering, discorso che non mettiamoci ad andare ad alimentare, perché sarebbe molto lungo. Tornando sempre a un discorso di FPS, come potete vedere qui tra 60 e 120, ovviamente questa è una foto di un formato americano, vediamo la pallina da tennis come viene frammentata. A 60 FPS abbiamo 3 volte con questo effetto molto di motion blur, quindi molto mosso, rispetto al 120 che la va a fermare addirittura 5 volte. E in questa slide di Maurizio Natali, che ho trovato su internet, molto interessante, da 12 fps e 24 fps vediamo la fluidità all'aumentare, quindi dei frame al secondo. Possiamo sintetizzare in questo modo, quindi nel lasso temporale di un secondo vediamo. Nello, ti abbiamo nominato prima della sì. Ti abbiamo nominato l'abbiamo detto che è l'1DC. E quindi nel lasso temporale di un secondo vediamo l'influire degli fps, di avere un maggior numero di frame da rallentare, che comunque ti possono aiutare in fase di slow motion. Una regola fondamentale sicuramente è la regola dell'otturatore, regola dello shutter.
anche qui non andiamo a dire il fatto che viene dalla pellicola l'otturatura a 180 gradi, però velocemente vi dico che ovviamente la regola stabilisce che l'otturatore deve essere sempre il doppio del frame rate, e questa purtroppo è una regola che viene molto stuprata spesso, molto stuprata perché spesso per lavorare a diaframmi aperti, ISO comunque bassi, per togliere luce si aumenta erroneamente l'FPS, e ancora qui in questo in questa GIF potete vedere la mano di sinistra è molto enfatizzata, è questa, però per farvi vedere che a 25 FPS a un 200esimo, guardate la mano come risulta più ferma rispetto a un 50esimo, dove abbiamo quell'effetto di movimento. E dipende un po' sempre quello che dobbiamo fare poi ad un certo punto, se vogliamo la scattosità o vogliamo poi sono stati girati con lo shutter più alto proprio per creare quell'effetto, quindi sì, diciamo che è molto molto particolare la cosa, è vero, da quello che vuoi dare. Alfredo, nel frattempo c'è una domanda molto interessante, anche se secondo me risponderemo fra qualche minuto, perché ne parleremo, no, del formato di Giovanni. Sì, sì, vedi un po'. Z6. Fa video musicali. Ci arriviamo tra poco, Giovanni. Tieni tu perché ci arriviamo tra poco. Arriveremo. Quindi, viaggiando velocemente su questo discorso pure dello shutter, dove dovremmo usare dei filtri ND per avere sempre uno shutter. Non a caso qui è un 200esimo, ragazzi, perché è sempre corretto utilizzare dei multipli, quindi un 50esimo, un 100esimo, un 200esimo, un 400esimo. Scorretto sarebbe usare uno shutter che, non essendo multiplo, potrebbe farvi ancora più facilmente incappare in fenomeni di flickering, correggibile appunto muovendo poi lo shutter. Quindi attenzione, ripeto, un discorso veramente molto complesso, non vogliamo entrare nel merito. Infatti l'EC dice proprio che la velocità dello shutter è più alto per scene di lotta, combattimento. Per Salvate il soldato Ryan, quel film l'hai girato tutto a un 100esimo o a un 90esimo. Lo saluto a Paco. Il sensore digitale invece ovviamente si distingue in vari formati. Ovviamente il formato più vicino alla pellicola è il Super 35, molto vicino ci va l'APS-C. Chiaramente oggi ci troviamo con moltissime mirrorless full frame che comunque ci permettono di avere anche magari una sensibilità maggiore, insomma ci sono tanti vantaggi, ma ricordiamoci sempre che il formato del sensore che più si avvicina alla pellicola cinematografica, se proprio vogliamo fare ancora questi paragoni, è la PSC o precisamente il Super 35. Super 35, sì. Analizziamo anche la questione formati, dove vediamo che un 4K DCI e 4096x2160 sono quasi 12 megapixel, quindi spesso sento persone che dicono voglio comprarmi la Sony 7R3 con 45 megapixel perché nel video ho maggiore risoluzione. Andiamoci piano, perché voglio dire il concetto di risoluzione è un discorso legato molto al fatto che poi il sensore effettua un'interpolazione o quantomeno sfrutta solo una parte dei suoi pixel, stiamo anche attenti a questo. Parliamo adesso, iniziamo ad andare un po' nello specifico di Giovanni che ci ha fatto la sua domanda, parlando un po' di codec di compressione, dove abbiamo ovviamente un codec di compressione che spesso può essere o all interframe o IPB, quindi che ha una compressione dei file molto più leggeri e gestibili rispetto all'all-i, che a parità di una qualità sicuramente superiore, ha anche degli spazi quasi doppi molto spesso, quindi facciamo anche attenzione a questo, dove spesso diciamo la scelta del tipo di compressione che vogliamo sulla nostra macchina può essere, non dico fatale, ma importante. Molto importante. Ricordiamoci sempre che le nostre macchine fanno dei file compressi, sia video che audio, quindi abbiamo un suono e un video che vengono compressi e vengono scritti appunto sulla nostra schedina. Ricordiamoci che quindi in camera, tranne per alcuni casi, alcune macchine particolari, registreremo sempre un file compresso, e la compressione è sempre, non è sempre, ma molto spesso è la nemica della qualità. Il bitrate, ovvero la quantità di dati per secondo che si misura in megabit e non megabyte, esatto. Vediamo in questa piccola slide la differenza
qualora apprezzabile, già siamo anche con compressione di Facebook, della differenza. Buonasera, sono un fotomatore, non ho il piacere di conoscere il vostro ospite, ma ho visto che ha come i due grandi amici di Roberto Panciatici, Emanuele Mura, vi seguo con piacere. Grazie Daniele. Grazie Daniele, grazie. Ciao da Rob Emanuele. E quindi stavo dicendo, qui parliamo appunto di bitrate in termini di qualità poi di flusso dati che viene scritto. Ovviamente considerate che le macchine più potenti oggi arrivano in camera a 400 megabit, per esempio la X73, così come ci sono anche camere che fanno flussi molto più importanti, come per esempio la nuovissima 1DX Mark III. Vabbè, non siamo qui poi ad anticiparci. Anche qui discorso del sottocampionamento della crominanza veramente enorme, perché ci sarebbe da discutere notte e giorno e sicuramente potrebbero scendere in campo molti scienziati, però il sottocampionamento della crominanza ovviamente... Facciala semplice, dai, facciala semplice. Il famoso 444, 422, 420, considerate che il 90% delle macchine di oggi girano i video in 420, quindi il sottocampionamento della crominanza è molto ridotto proprio per darci un file molto leggero, facilmente lavorabile, senza comunque rinunciare a tanto. Ovviamente dipende sempre da quello che dobbiamo fare, quindi sicuramente un professionista sa di cosa sto parlando. 8 bit contro 10 bit, parliamo adesso di profondità del colore, stiamo andando molto veloci perché ci stiamo dando giusto un'anticipazione, poi dopo parleremo di video in generale. La profondità del colore, che invece ovviamente è un calcolo puramente matematico, è molto semplice: una profondità di colore di 8 bit, avremo un canale RGB, quindi rosso, verde e blu, 256 ciascuno, e abbiamo 16 milioni circa di colori. Certo. A 10 bit passiamo ad 1 miliardo di colori, già questo ci fa capire la differenza. Ovviamente a 12 bit, dove abbiamo spesso il RAW video, 68 milioni di colori, io mi chiedo a questo punto di che cosa stiamo parlando, non penso ci sia altro da aggiungere. E qui un esempio pratico tra l'8 bit e il 10 bit, come vedete la sfumatura del 10 bit in termini di quantità di colori ottenibili per fare questo tipo di sfumature è palese, è palese. E anche qui spesso in queste situazioni si può notare un video ad 8 bit contro un video a 10 bit. In il nostro grande problema dei filmmaker matrimonialisti, l'8 bit a volte. Esatto, esatto. Sì. Esatto. Riprendere il log. Io a questo punto, prima di affrontare quest'ultimo argomento, vedrei se ci sono qualche domanda che ci possono far fare un piccolo dibattito, e in tal caso farei vedere anche il video che abbiamo realizzato con la S1 io e Giuseppe. Alfredo, che ne pensi? Giovanni può ricevere una risposta? Giovanni sarebbe la... Lui vorrebbe registrare praticamente con il Ninja V, utilizzando il file RAW sulla Z6. Allora, innanzitutto hai bisogno di aggiornare la tua macchina. Aggiornare la tua Z6 con un aggiornamento a pagamento che si fa spedendo la tua macchina in Italia. Poi la tua macchina sarà capace di registrare in ProRes RAW, che è un formato sicuramente leggermente più compresso, ma voglio dire una cosa leggera. E ad ogni modo, torno a ripetere, sicuramente troveresti dei grandi giovanenti. Perché? Perché come ti abbiamo fatto vedere a livello di profondità di colore, bypassi veramente un muro, soprattutto se fai color molto spinte. Da prendere sempre con le pinze, perché poi devi vedere questo filmato che realizzi, dove viene proiettato, chi lo vede, come lo vede, perché purtroppo facciamo una corsa alla qualità, o no Peppe? Facciamo una corsa alla qualità, ma molto spesso andiamo a consegnare un prodotto che poi il cliente non è nemmeno capace di vederlo al meglio. Sì, infatti. E quindi, dicevo, utilizzare sicuramente un codec di compressione migliore come il RAW, che ti sblocca la compressione in camera, ti permette di avere una qualità, un flusso di dati pazzesco. Angelo Palombo ci chiede: io sono un fotografo e mi sto approcciando da poco al video, volevo chiedere che genere potrei iniziare a girare per esercitarmi. Guarda Angelo, molto semplicemente, se hai dei bambini, moglie, ma qualsiasi cosa, cerca di raccontare qualsiasi storia, dal fare una torta
a semplicemente fare una passeggiata? No, Giuseppe, cosa ci vuoi dire? Di tutto. Io ho iniziato giù al parco, cioè riprendendo veramente di tutto, cercando di mettere insieme immagini e raccontare qualche storia, però veramente gira di tutto, inizia a girare, l'importante è che lo fai, inizi e poi ti renderai man mano tu conto di quello che otterrai e di quello che vorrai ottenere. Rispondendo sempre a Gianfranco Giaccari, sempre DVD e perdi tutto, perché purtroppo ancora oggi c'è il formato DVD che ovviamente distrugge totalmente la qualità in ogni dove, è sicuramente il tuo anche un discorso molto pirato. Poi c'è Johnny che chiede a Peppe come registra in log o no. Diciamo che stiamo adesso, no? Sì. Parlando proprio di log. Allora, a proposito, a questo punto io direi, prendendo anche la domanda di Ettore, grazie a chi mi risponderà, sto pensando ad upgrade da 7.3 a S1H, io manderei il video che abbiamo girato io e Peppe con l'S1H, e così ci facciamo anche un'idea delle tipologie di immagini che si possono riuscire ad avere con quella macchina, e ci allacciamo al discorso S-Log 422 10 bit e varie. Emoziono ogni volta che lo vedo, ragazzi. In questo video è quasi evidente la differenza tra un 8 bit e un 10 bit, soprattutto nella scena iniziale indoor, quando c'è lui girato di spalle con quella luce, cioè ti fa veramente rendere conto della potenza del 10 bit, lì veramente impressionante. Qui sei stato anche tu bravo, Peppe, lasciatelo dire, sulla scelta della colonna musicale, perché come hai detto anche tu, Davide, emoziona molto. Sicuramente la scelta di riprendere col 10 bit è stata proprio voluta per spingerci oltre, per andare a vedere il limite, e Peppe, che di color ne massica ogni giorno, ha riscontrato che effettivamente è una macchina che ti dà veramente un grande margine. Sì. Una macchina che dà veramente il massimo, cioè puoi fare una color con questa macchina pazzesca, cioè la puoi spingere veramente ai massimi livelli. Ti ripeto, cioè trovare quel 10 bit in alcune scene è sorprendente, cioè cose che con l'8 bit sarebbe stato impossibile fare, Cioè sì. A me la scena che ha fatto impressione è stata quella là indoor, cioè all'interno iniziale, dove lui è di spalle e c'è la luce e tutto il resto attorno è buio, cioè lì con l'8 bit non l'avresti vista così. Certo. Ed è questa secondo me la vera potenza del 10 bit. Il racconto sarebbe stato diverso. Sì, ma non solo il racconto, cioè soprattutto non in base, cioè non ti sto parlando in base a quello che abbiamo ripreso, ma in base a come lo abbiamo fatto. Sì, cioè sì. Scena io non l'avrei mai fatta se la camera era 8 bit, perché comunque con una color così avrebbe distrutto la scena in una maniera assurda. Sono d'accordo.
il 10 bit lì veramente è stato tanta roba. Allora, Jonathan, per risponderti, abbiamo sì ripreso in log, e per la color, purtroppo, essendo stato un esercizio di stile più che altro, non abbiamo utilizzato programmi come DaVinci, ma semplicemente in Premiere abbiamo corretto un po' i colori, giusto per riportarci a valori di luminanza normali. Per quanto mi riguarda... Con Final Cut però, no, con Premiere. Sì, sì, però poi la color dicessi che gli avevi dato una bottarella con Premiere. Sì, la color sì. E quindi sì, anche perché con Final Cut comunque la color è un po' limitata da quel punto di vista. Sì. Per tornare, voglio dire, forse all'argomento che stiamo per intraprendere, il fatto comunque di riprendere il log è un discorso molto complesso. Innanzitutto dobbiamo partire dallo spazio colore. Lo spazio colore che come standard è REC709, che sarebbe lo standard delle nostre TV, ed è anche lo standard televisivo col quale ti trasmette Rai in casa. Da vedere semplicemente... Come potete vedere qui dallo spazio colore, da questi triangoli, il REC709 è quel triangolino azzurro molto piccolo, il più piccolo, che poi rispetto all'S-Gamut 3, che sarebbe l'S-Log 3, lo spazio colore più ampio che riesce a catturare Sony sui propri sensori, è un qualcosa di enorme. Certo. E quindi da questo punto di vista riusciamo ad avere... sicuramente una maggiore quantità di informazioni che riusciamo a calcolare a livello di colori. Cosa è l'S-Log, se vogliamo specificarlo? Ragazzi, tutte queste informazioni che state leggendo proprio sull'S-Log, io vi invito, l'ho già fatto sul nostro gruppo di Sony, stesso sul sito di Sony c'è una bellissima sezione molto molto precisa che non solo vi spiega l'S-Log come va esposto, vi spiega anche i pro e i contro di questa modalità di ripresa. Intanto rispondo al mitico Chicco che dice c'ha una 8 bit e una 10 bit, conferma. Chicco aveva la FS5 10 bit e non gli piaceva la 7.3 che ne aveva solo 8, poi si è fatta piacere per ovvi motivi. Ma la differenza tra l'8 bit e il 10 bit è abissale, cioè delle volte ti rendi conto veramente dei limiti che hanno le camere 8 bit. Purtroppo 10 bit, a parte la S1, che io sappia sono camere un po' più grosse, quindi diciamo a volte sono croce e delizia, devi scegliere, quindi... considera che per esempio il 10 bit te lo fa anche per esempio la T3, la futura T4, ci sono camere che vi fanno comunque il 10 bit anche in camera o con un piccolo recorder esterno. Il discorso è sempre la praticità, cosa ci devi fare e soprattutto, ma poi ti serve veramente sto 10 bit? Alfredo, leggi anche la domanda di Lek Patoku. Sì, ci chiede come si fa a capire l'esposizione. Allora, di base ogni macchina ha il suo parametro di esposizione, comunque possiamo affermare che di solito si sovraespone di uno stop e mezzo. Confermo, sì. La Sony è uno stop e mezzo. Si utilizza comunque l'esposimetro, ma anche quello della camera, però poi ci fai comunque un po' l'occhio. E se proprio non riesci ad utilizzare molto spesso il monitor delle macchine, è veramente pessimo per lavorare in log, si utilizzano dei monitor esterni, puoi lavorare con una LUT già installata, quindi metti una LUT direttamente sul monitor, oppure l'assistente visivo sulla macchina, come abbiamo visto nel video di Sony, e poi anche la GH5 fanno 10 bit, assolutamente. Ci sono tante macchine, voglio dire, però la GH5 comunque ricordati che ha un sensore micro 4 terzi, quindi dal punto di vista delle dimensioni del sensore, in termini forse di sensibilità ISO e quant'altro, comunque abbiamo dei limiti. Limitata. Ci sono dei pro e dei contro su tutto. Quindi l'S-Log è una curva ottimizzata per telecamere cinematografiche al fine di massimizzare le prestazioni del sensore d'immagine. I direttori della fotografia che riprendono con l'attuale REC709 devono scegliere se devono sacrificare le luci e le ombre, mentre l'S-Log può accogliere entrambe le informazioni di luci e ombre e poi correggere una parte o un'altra per avere un range di gamma dinamica eccezionale. Sempre in modo però limitato e non sempre riesci a bilanciare tutto. Però... Certo. Peppe, rispondi a Johnny che chiede con cosa giri al momento. Con A7S2, A7S2 e A7S3.
Preferisco di gran lunga la 7S2, però la 7.3 è comoda. È comoda per la batteria, doppio slot. Rispondo a Gabriele: come si caricano tutto su Atomos? Già vi ci sono una marea di tutorial, ma hai l'ingresso schedina laterale. Puoi caricare la tua LUT in formato cube direttamente su questa scheda, inserirla all'interno e dal sottomenu fare il caricamento. Ovviamente devi lavorare, penso, con la schedina inserita, però non ne sono certo di questo. Magari se fai una prova, ma se hai bisogno mi scrivi e ti aiuto volentieri. A destra il Tech 709, a sinistra l'S-Log. Guardate come la gamma dinamica si apre. Se posso, è un'osservazione che abbiamo già fatto, diciamo, in passato, ad esempio di chi si occupa solo di fotografia e si sta avvicinando al video, non è scorretto dire che il Rec 709 è come se fosse uno scatto in JPEG, mentre l'S-Log è come se fosse un RAW. Bravo Davide per questo spunto, perché ne parlavamo proprio in questi giorni, quando tu mi hai chiesto la differenza, il fatto del RAW, della Sigma che gira in RAW video, che è una cosa difficilissima al giorno d'oggi. Come hai detto tu, Rec 709 potrebbe essere un file JPEG, mentre l'S-Log è l'unico modo che hanno i videomaker per avvicinarsi a un qualcosa di formato RAW. Qualcosa di formato RAW che per il video ancora oggi è ingestibile dal punto di vista di quantità di dati e anche per l'editing, quindi facciamo attenzione. Certo. Daniele, certo che con la 9 è possibile fare qualche esperimento. Non hai l'S-Log, però sicuramente ti diverti. Ovviamente, salutiamo Dario Urso che si è collegato, prima abbiamo parlato abbondantemente. Prima abbiamo fatto vedere anche il video che abbiamo fatto con la S1, Dario. Jonathan anche fa un'ottima osservazione, perché dice con l'istogramma si capisce se si sta esponendo. A questo punto, più che l'istogramma, bisognerebbe usare il waveform. Il waveform sul canale del Luma può aiutarci molto di più rispetto all'istogramma, che come sappiamo è un qualcosa più di fotografico. E poi permettimi, nel frattempo che leggi un'altra domanda, io penso una cosa, che conoscere l'attrezzatura sia fondamentale, anche perché è solo l'esperienza che poi ti porterà a capire quali saranno i parametri ideali. È fondamentale. Io quando ho iniziato a girare con il log, le prime riprese ho fatto macelli. Mi sono abituato a vedere questo istogramma sempre di uno stop e mezzo in più. Quindi sì, si fa. Quindi. E intanto, a proposito di macelli, ne approfitto per rispondere a tre domande consecutivamente. Cine 4 somiglia a S-Log? Cine 4 è un profilo colore che sicuramente va a essere una sorta di S-Log un po' più facile da gestire, ma preserva sempre una bella gamma dinamica in termini di luci e ombre. Sì. Io ho lavorato per diverso tempo in Cine 4, mi sono trovato benissimo, anche se non hai il mondo aperto come l'S-Log 2, però sì, è validissima, una validissima alternativa. E quello che diceva anche Tommaso, che il fatto, ovviamente partendo da ISO nativi più alti, a causa dell'S-Log per ottimizzare, utilizza l'ISO nativo del sensore per avere la massima gamma dinamica, chiaramente c'è bisogno di un filtro ND che ovviamente va a toglierti luce e ad esporre correttamente. Sì. Ripeto, torniamo a rispondere di nuovo a questa marea di domande. Sicuramente il Cine 4 può essere il giusto compromesso per non perdere un sacco di tempo anche in post-produzione, perché girare in S-Log e poi lavorare dopo è da perdere tanto tempo, voglio dire. Gabriele Trignali, sì, infatti penso che me lo può confermare Alfredo, la FP gira in RAW, giusto Alfredo? Gira in RAW full HD 12 bit, penso un po'. Su questa è una bestia quella camera, Parlando appunto, a sinistra vediamo l'S-Log, a destra vediamo la color che poi viene applicata. Guardate qui che abisso, e magari in Rec 709 tutte quelle informazioni sul cielo le avevamo perse, perché dovevamo esporre o sotto o sopra, quindi anche qui un altro esempio, tutti esempi di come l'S-Log poi viene colorato per avere una gamma dinamica eccezionale. Le slide sono finite, adesso possiamo parlare, voglio dire, del più e del meno. Vai. Guarda, farei vedere il video di Peppe, che dici? Vai. Sì, quello tra l'altro girato in Cine 4 e non in S-Log. Ok, perfetto, vediamo. Un'altra cosa, io i filtri ND li uso sempre, anche se giro in Cine 4. Io li trovo essenziali, i filtri ND variabili. Non saprei stare senza, cioè anche girando in Cine 4 all'aperto, ok, ma se voglio tenere il diaframma abbastanza aperto, comunque sono essenziali. Io cerco di non stare mai più di un centesimo, cioè più del doppio dei frame. Quindi li uso sempre.
Allora, se Alessio fa partire tutto quanto, io qua disabilito. Se ci pensate, almeno io se ci penso, non potrei pensare a nessun uomo al mondo che sia così, sia così affine a Marzia come Graziano. Bellissimo, bellissime scene, bellissime. Vabbè, sì, le ho viste tante volte, cioè le ho viste tante volte i video di Peppe, veramente fanno molto emozionare. Infatti, grazie, grazie. Vorrei proprio parlare di questo. Vediamo se è arrivata qualche domanda. Ah, rispondo velocemente a domande tecniche, tipo 5D Mark IV con C-Log è la stessa cosa di log che abbiamo fatto vedere prima. Poi abbiamo Lec che fa un'altra domanda: con la GH5 è consigliabile esporre per altre luci, magari tirare un po' sulle parti più scure? Mai utilizzato, diciamo, quella GH5, però di base sicuramente le luci sono da esporre correttamente per non perderle. Vediamo un po', oltre, va bene, grandi complimenti per Peppe, meritatissimi. Ah, eccola qua, la 6D Mark II ha 8 bit. Tutte le macchine reflex e mirrorless, tranne la 1DC o macchine molto potenti, hanno tutte 8 bit interni e soprattutto molto spesso sono anche in IPB, quindi non hanno nemmeno, hanno anche un file interpolato, quindi di qualità molto bassa. Però poi alla fine, quando lo vai a vedere, comunque la qualità è buona, perché ripeto, per esempio anche Sony, che utilizza un tipo di ripresa non interframe 420, 8 bit, comunque si riesce a tirare fuori. Immaginiamoci per esempio Panasonic S1 e S1H che riescono a tirar fuori un All-E, quindi un All-Interframe 422 10 bit, che sul quale abbiamo detto ovviamente per motivi di grandi dimensioni è una bestia. XH1 Fa paura. grande macchina, anche la XH1. Darei la parola, che dice Alfredo? Farei parlare un po' il nostro ospite. Eh certo. Poi ovviamente al di là dei complimenti che non, ti hanno fatto veramente tantissime persone, Grazie. c'è Johnny che dice da chi hai preso spunto, da chi prendi spunto. Diciamo che sul matrimonio il mio più grande spunto è un fotografo che è Franco Fontana. Io adoro il minimalismo di Franco Fontana, mi piace tutto di Franco Fontana, io amo veramente il suo minimalismo, quindi diciamo che ogni singolo frame per me nel video deve essere quasi una fotografia. Io apprezzo, forse sbaglio, non lo so, forse il mio modo di vedere, ma molto di più i fotografi, cioè seguo molto di più fotografi che videografi, a parte quei pochi che veramente mi piacciono come genere registico, tipo Kubrick, che amo il suo punto di vista, cioè One Point of View a vita. La sua prospettiva, quindi. E sì. infatti Franco Fontana è un fotografo che lavora tantissimo con la prospettiva,
Esatto, considera esatto. Che comunque in tutta la sua carriera ha sempre scattato con il teleobiettivo, proprio perché lui sì. Ama la compressione dei piani, nonostante abbia fotografato in fondo scene di natura che possono essere di gran lunga paesaggi, anche se ha fotografato persone ed anche altre cose, però questa cosa non la sapevo di Peppe, di Franco Fontana. Considera che io Franco Fontana lo apprezzo tantissimo, spesso l'ho portato anche ai miei corsi di fotografia. Per me è un maestro. Veramente. Anche perché poi invito le persone, prendo sempre spunto a portare un po' di cultura. Sì. Ci sono anche molti video di Franco Fontana gratuiti su YouTube. Andatelo a vedere perché è davvero un maestro di vita. La sì. Fotografia, come la cinematografia, quello che stiamo facendo stasera, vi arricchisce, non lo so, Peppe, te cosa ha portato nella vita? Sì. Io vivo di cinema e di fotografia, veramente vivo di cinema e di fotografia, quindi è inutile chiedermelo, io sto continuamente a leggere libri di fotografia, a guardare film, a me è banale, ma anche Netflix, per me mi arricchisce, cioè è il mio modo di vederla. Cioè a me qualunque cosa a me piace mi arricchisce e arricchisce il mio lato tra virgolette artistico, quindi prendo spunto diciamo la maggior parte dalla vita, si può dire. No, certo. Non capisco perché Alessio sulle parole di Caruso non lancia la base di Super Quark ancora, penso che... No, assolutamente. Infatti vorrei approfittarne sempre di te, Peppe, perché tu stai, diciamo, proprio in questo periodo portando un workshop, no? Qualcosa di innovativo, qualcosa di tuo. Infatti sì. Il workshop, no? Ho fatto il primo, l'abbiamo fatto il 2 e il 3 marzo e adesso purtroppo hanno annullato gli altri. Quindi vabbè, in questo momento diciamo che sono fermo, sono a casa e resto a casa. Però sì, diciamo che ci sono altri previsti per il prossimo anno e... No, la cosa importante è che parli di te, soprattutto. Sì, ma io nei miei workshop parlo... Non dico più che altro fate così e fate questo, è sempre detto non è la regola, quello che faccio non è una regola, è soltanto il mio punto di vista. Diciamo che più che altro io racconto la mia storia, racconto di come sono arrivato a un determinato tipo di racconto, da quello che mi ispiro, cioè parto da quello che mi ispiro e racconto man mano qual è stata la mia storia e tutte le motivazioni per cui sono arrivato ad essere quello che sono. Io ripeto, per me la parte creativa di una persona si forma nel corso del tempo con le esperienze che ha avuto nella vita. Certo. Quindi credo che non bisogna mai rinnegare oppure mai pentirsi di qualcosa che si è fatto perché ti ha portato ad essere quello che sei. No, è vero, però considera sì. Che vabbè, la formazione soprattutto di un artista è veramente mettersi a nudo e sì. non bisogna avere vergogna. Sì, sì, sì. Spesso a volte capita che o in famiglia o fra amici uno non vorrebbe farsi vedere oppure esprimere determinate cose, ma io dico sempre anche ai miei ragazzi lasciatevi andare perché veramente è quella la parte migliore di voi. Allora io ti racconto un episodio che è successo al workshop che ho fatto a Baronissi ultimamente. Non lo so se c'è Paco che ci segue, può confermare. Io ho pianto perché grazie a quel workshop ho capito veramente perché io amo il matrimonio. Ho avuto una situazione familiare, non dico difficile assolutamente, mio padre era fuori sempre per lavoro e quindi nelle poche volte che mia madre e mio padre si vedevano, cioè 4 mesi all'anno, perché ho quasi vissuto a Berlino per 10 anni. Facevo 6 mesi all'anno in Italia e 6 mesi all'anno a Berlino, quindi era poco piacevole da piccolo. E quindi mi accorgevo che ogni volta che andavo lì, mio padre mi regalò sta GBC e stava al mare, ero piccolino, avevo ancora le cassette, sì, ero piccolino. E ultimamente per fare il workshop io decisi di mettere insieme tutte le immagini che avevo fatto di Berlino, no? Dissi, vabbè, potrebbe essere una figata, la mia prima camera, eccetera, eccetera. E tutte le immagini che vedevo erano soltanto mia madre e mio padre insieme, quindi da lì ho capito perché io amo il matrimonio. Perfetto, cioè casa. Sì, fantastico perché... come cosa, sì. Bellissimo. Bene. Workshop ho pianto come un bambino, infatti mi vergognavo, però Paco ha scritto, è stato un momento emozionante, non vedo l'ora di partecipare al prossimo. Cioè ragazzi, dove trovate...
Intanto Pingali ti ho risposto, mi sono confuso con lo Shinobi e quindi devi usare l'SSD, ti ho lasciato anche il link che trovi sul supporto di Atomos per installare le loot sul tuo Ninja V. Va bene, va bene. Okay. Grazie. Fa delle domande perché a quanto che siamo arrivati? Ma 51 minuti, siamo in casa, siamo in casa. Siamo a 51 minuti, quindi stiamo per mollarvi. Sì, sì, vabbè, è stata... Spero che sia stato interessante, ragazzi. Dai, dateci qualche feedback. Per domani sera, invece, confermata anche la presenza di Bertetto, quindi parleremo di fotografia, fotografia astronomica, ci delizierà un po' a suo modo. Stiamo attendendo la conferma poi domenica per Aldo Ricci, quindi diciamo, stiamo cercando ogni sera qualcuno con cui chiacchierare un po', che dobbiamo fare? Ragazzi, adesso stanno a casa, cioè non possono muovere. Siamo qua. Siamo tutti a casa. Aspetta, vuole che mi tagli il baffetto, in realtà sto bene col baffetto. Prova giorni. Un po' di tempo ci può stare adesso baffetto. Passiamo ai saluti, Alfredo. Passiamo ai saluti, se non ci sono altre domande, come vedo. Ragazzi, è stato un piacere di pazzi. Garu, tu cosa hai da dire? A tua discolpa. No, assolutamente. Mi ha fatto veramente piacere. Davvero non conoscevo un po' di cose. Ho partecipato volentieri. Poi lo sai, è fane per i miei denti. Un tuo parere su questa illuminazione Tille Orange del maestro? È bellissimo. Grazie. Però sei un po' sottoesposto, caro, te lo voglio dire. Lo so, sì, immagino. Io un po' sovraesposto con questa arancia soli. Io sto bene, ragazzi, ho l'esposizione un po' più dietro, cioè un po' nel background, forse, un po' però sta meglio. È la telecamera del Mac che, sì, ovviamente, non è 10 bit. C'è la domanda di Johnny. Peppe, ma usi ottiche manuali? Questa è una bella domanda. No, uso ottiche... Sì, allora uso i lock sia, principalmente che sono automatici, uso il Batis che è sono manuali, uso il Batis che è automatico, ma io principalmente vado quasi, anzi sempre in manuale. Io il lato fuoco lo uso quasi zero, ragazzi, veramente quasi zero. Io non uso autofuoco in un matrimonio, ma lo userò due scene su 2000. Quindi veramente tutto manuale faccio. Massima padronanza del fuoco, perché ovviamente ti aiuti, potrebbe fregarti. Ti aiuti col picking con la Sony, giusto? Sì, cioè il picking messo a medio. Però non ne faccio nemmeno tanto affidamento, quindi guardo più che altro dentro il mirino. Ah, ok. C'è una bella domanda di Ettore che dice, domanda per Peppe, quando decidi il tipo di sceneggiatura per un matrimonio? Quando decidi il tipo? Allora ragazzi, io come ho sempre detto e l'ho detto anche al workshop, io con gli sposi devo avere un'empatia fortissima, per me è essenziale conoscere la coppia e parlarci nel corso del tempo, da quando prendo il lavoro a quando vado a farlo, diciamo, il matrimonio. Quindi io non voglio che si lasci nulla al caso nel matrimonio. Io sono il padrone del matrimonio, io lo dico sempre, lo dirò sempre, sono egoista perché io lavoro prima per me stesso e poi per la coppia. Cioè, spiego perché può sembrare un po'... Però io, se lavoro per me stesso, so che il lavoro uscirà come voglio. Se lavoro per loro, non lo so, perché non so loro come la vedono. Io sto dando il mio punto di vista sul loro matrimonio. Quindi io non decido una vera e propria sceneggiatura, però parlando molto con loro, dialogando molto, comunque più o meno riesco a capirli. Ed è da questo che nasce, diciamo, il matrimonio, sempre con la mia visione. Ma infatti mi voglio collegare a questa cosa, siccome, allora, il titolo Alla ricerca di me è qualcosa che tu quindi ti porti da sempre. Allora, io non ho smesso e non smetterò mai di ricercarmi, io credo che la crescita sia anche questo, cioè non smettere di trovare te stesso. Parecchie volte nel mio cammino comunque sono stato, diciamo, in fasi, tra virgolette, di ricerca di me. Magari c'erano periodi di crisi che non riuscivo a vedere un mio lavoro perfetto. Io dico sempre che il cambiamento bisogna accoglierlo, non bisogna mai rinnegarlo. Se vedi che stai cambiando, se vedi che una cosa non ti piace, accoglila sempre, perché significa appunto che stai cambiando. Quindi non bisogna, sì.
Quindi sì, oh, la ricerca di me più che altro è il principio sì è questo, ma anche nel mio workshop non voglio parlare molto, ma molto di come lavoro, di quello che faccio. Ok, lo faccio pure. Diciamo che minimalizzo sotto un certo aspetto, perché voglio parlare di me come ispirazione, cioè di me, non che dovete prendere ispirazione da me, dalle mie ispirazioni che ho avuto, quindi far capire voi chi siete voi, non chi sono io. Ah, bello. Quindi è questo il mio punto. Beh, alla fine i workshop servono un po' a sbloccare poi quella parte che c'è in noi. Io ricordo quando seguivo molto i workshop, che facevo solo il videomaker per lavoro, frequentavo molto volentieri i workshop proprio per l'esperienza che riuscivano a darti nel confronto che si avevano con le altre persone, altri professionisti e non. Esatto. E poi ovviamente il discorso di, diciamo, rubare il mestiere, tra virgolette, non serve a nulla. Cioè, pensare di andare ad un workshop con l'idea di poi emulare quella persona, no, se no, è inutile. No, infatti. Ragazzi, vi ripeto, il lato artistico di una persona si forma col corso del tempo e con le esperienze che ha avuto. Io non posso essere uguale a uno, l'altro non può essere uguale a me. Ognuno è se stesso. Quindi essere te stessi, l'ho sempre detto, essere te stessi costa tanto, ma ripaga il doppio. È il tuo DNA, ecco, questo è il discorso. Bene, bene. Bene, bene. Altre domande ce ne sono nel frattempo? Vabbè, c'è Jonathan che chiede ottiche da consigliare. Gimbal in movimento, giustamente il fatto dell'autofocus, sicuramente sul gimbal lo utilizzi l'autofocus? No, no, non lo uso, non lo uso. Ah, se manuale. Manuale, vado a trovarmi il fuoco andando avanti e indietro, che poi mi piace tantissimo quell'effetto fuoco, non fuoco, fuoco, non fuoco, quindi no. Si vede nei video, si vede, sì. Quindi non lo uso il fuoco, nemmeno sul gimbal. Ok. Va bene ragazzi, visto che non ci sono ulteriori domande, a questo punto io direi di sciogliere la seduta e di andare a dormire. Va bene, infatti proprio guarda sul commento di Gianfranco che dice bisogna farlo capire, a tutti siamo diversi. In esatto. Effetti sì. Esatto. Va bene ragazzi, allora io vi saluto, grazie per averci seguito. Grazie Peppe, grazie. Peppe, grazie buona mille. Ragazzi, buona quarantena. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao. Pensate, almeno io se ci penso, non potrei pensare a nessun uomo al mondo che sia così, sia così affine a Marzia come Graziano. Ringraziamo veramente.